Bentrovati telespettatori del Sasso nello Stagno. Questa settimana siamo ad Orga per parlare di tatuaggi, quello che è un po' un vivere o anche magari una moda per alcuni, questa dei dipinti sulla propria pelle. Voi cosa ne pensate? Siete a favore dei tatuaggi o siete contro? E poi, genitori, vostro figlio vi chiede il tatuaggio, favorevoli o contrari? Date il permesso? Firmate la liberatoria? Sentiamo cosa ne pensa la gente. Lei ne ha? Tre. Come mai questa cosa dei tatuaggi, per sfizio, per moda? Diciamo cose da giovani, si fanno quando si è giovani in genere. A che età li hai fatti? Intorno ai 20 anni. Lì era appunto... giovane. E adesso dopo qualche anno? Qualche anno li rifarei ancora, sì, però non tanti. Farei qualcosa, ma... Tre sono troppi? No, tre sono giusti. Sempre disperi i tatuaggi, no? Questo è di solito quello che dicono. Quindi ne ho fatti tre, il quarto non c'ho voglia di farlo, quindi non verrà neanche il quinto. E poi lui arriverà a casa un giorno e dirà: papà, a 14 anni, dice, papà, voglio un tatuaggio. A 14 anni no. Almeno maggiorenne. Vietato. Fino a... No, beh, adesso vediamo. Adesso ne ha 4. Fra 10 anni si fa tempo a cambiare idea. Certo. Lei ha cambiato idea sul tipo, no, di tatuaggio? Ne farebbe uno diverso, più grande, più piccolo? Non lo so. Non è una questione di dimensioni. Sì. Quando è il momento, vedrò. Certo. Discrimina quelli che hanno i tatuaggi, magari entra in banca e l'impiegato con le sue teschi, robe? Assolutamente no, no. Non mi sembrano quelle cose per discriminare le persone. Ce ne sono ben altre. Certo. Perciò anche quei personaggi tatuati da capo a piedi, no, non ne fanno né caldo né freddo? No, assolutamente. Mi sembrano dei fumetti, però sono scelte che si fanno. Lei non lo farebbe? No, sinceramente no. Io personalmente non ne ho, ecco, non... Rimpiangi, vorresti farli, sei un po' combattuto, lo faccio sì, lo non faccio so no. Lo scopo quale si presta, ecco, e per me non è superfluo, ecco. Vedi un po' tutti nel mondo della musica, calciatori, tutti belli coperti. Sulla donna dico che non mi dispiace, ecco, ma non, che non sia quello che si vede, ecco, semi braccia. Quindi ci devono essere dei posti off limit? No, qualcosa di particolare apprezzo, ecco. Quindi... un segno dietro all'orecchio piuttosto che sopra il sedere, ecco. Se ti arrivasse un giorno bella tatuata, tutta la schiena coperta. Ma... Storci il naso. La parrocchia, da. Storci il naso. Ce l'ha una stellina sul piede, ecco. Lei, segno particolare, ha una stella sul piede, ma okay. Finita lì. Tu proprio zero? Io non ho niente, sì. Non è per... non sono per i tatuaggi. Se lei ti chiedesse un giorno di tatuarsi il suo nome, ma credo che farei, come segno d'amore? Credo che farei piuttosto il nome delle figlie. Ah, ecco. Le figlie mi danno soddisfazione, ecco. La moglie no. Non mi lamento, non posso lamentarmi, dai. Possiamo andare anche qui a chiedere, quando hai fatto la stellina? 10 anni fa, parecchio. Qual è stato l'input che ti ha detto sì, devo tatuarmi una stellina, perché? No. Mi piaceva l'idea di avere una stellina sul piede, ma è piccolina, niente di che. Quindi tutto lì? Sì, basta. E il secondo e il terzo? No, basta tatuaggi. Ci sono le mamme che, ma anche i papà, che si tatuano il nome dei figli? No, non mi piace. Niente, basta, uno basta. Sei sicuro uno basta? Sì, okay. Sì. Di quello non ti penti? No, va bene così. Va bene. E quando loro ti chiederanno un domani? Mamma, vogliamo tatuarci? Cioè, quando sono anno maggiorenni, certo, se vogliono. Senza nessun problema. Sì. Vogliamo tatuarci la Madonnina di Milano su tutta la schiena. Scelte loro, sì. E anche tu in questo caso, ti arrivasse a casa un fidanzato? Adesso ovviamente è prestissimo, però... Ti arrivasse a casa un fidanzato tatuato da te sei piedi? Beh, con te sei piedi no. Però se ha qualche tatuaggio non c'è nessun problema. Però qualcosa di evidente, cosa fai? Sì, anche qualcosa di evidente, basta che non sia tutto tatuato. In quel caso dici no, figlia mia, cambia fidanzato. Speriamo. Ne hai? No. Come mai questa scelta di non tatuarsi? Perché poi quando divento vecchia, siccome fa schifo. Ah. No? Non lo so, chiedo... Sì, dai, immaginati una di 60 anni con un tatuaggio. Non sono bene. No, direi di no. E il papà dei bimbi? Neanche. Ma l'hai scelto tu, prima gli hai fatto un controllo completo che tu non abbia tatuaggi? Ho degli amici che ce li hanno, però... No, vabbè, ma non ho niente contro i tatuaggi, però non mi vedo a 60 anni con un tatuaggio. Hai intenzione, ti piacerebbe averne uno, più di uno? Ce l'hai già magari? Sinceramente no, non mi interessa più di molto.
Quindi neanche il fatto che i divi del calcio, della musica... Non seguo calcio, musica ne ascolto ben poca, quindi... Non hai mai preso in considerazione il fatto di poterti tatuare? No. Questo ti dice che no. No, in casa mia non esiste il tatuaggio. Perché? No, neanche le mie figlie. No, uno l'ho fatto, quello lì piccolino, ma... Però no. Cos'è stato? La catastrofe quando è arrivata a casa, sì, con il tatuaggio? Sì. Ha chiesto permesso? No, non l'ha chiesto perché era in ferie, era andata non so dove, però quando è tornata aveva uno spettito topolino qua sul... È buono, basta. Da lì... Le ha detto, cusolè! No, gli ho detto che per me non era giusto, perché non vedo uno, vabbè, dopo ognuno lo pensa come vuole, mette a fare tatuaggi quello che vuole, certo. Però in casa mia no. Quindi lei neanche, ovviamente. Anche passata... nipote per il momento no, e lo sa. Ecco, ma se un domani arrivasse flashato da qualcosa, no, voglio tatuarmi. Vabbè. Voglio tatuarmi il nome del nonno per ricordarlo per tutta la vita qui sul braccio. No, se lo ricorda tramite la sua mente, all'interno. Sa che tante mamme, per esempio, si tatuano il nome dei figli, tanti papà. Ma io non lo vedo tatuaggio. No, non mi va, ecco. E se dovesse entrare, non so, in un ristorante, in un bar, in banca, e arriva l'impiegato col tatuaggio del teschio, la sapeva? Sì, ma non è... Ti farebbe problemi? No. Quindi? No. Ognuno è libero di fare quello che vuole sul proprio corpo, perché lì un tatuaggio vuol dire che rimane per sempre, o se no dopo lo deve togliere, sì. Non so, deve fare dei trattamenti così, non so cosa. Però ognuno è libero, però io non sono d'accordo, basta. Okay. È una cosa, è mia, ecco, mia personale, non è che uno è tutto pieno di tatuaggi, io accetto perché non vuol dire, certo. Loro gli piace i tatuaggi come uno gli piace, non so, vestirsi in un certo modo, l'altro in un altro. E... La figlia ha capito il messaggio, sì. Dopo il primo non ha più fatti? No, basta, non ha più fatti. Ok, che sappia lei? Chissà, magari in qualche zona un po' nascosta? No, non penso. Tu hai tatuaggi? Sì. Più uno, più di uno? Più di uno. Come mai la scelta del tatuaggio? Non moda? C'è un... per... Non c'è un perché, o ti piace o non ti piace. Tu magari consigliata da qualcuno o l'hai visto su altri? No. Il primo l'ho fatto che avevo 15 anni. Sì. Anche questo, parliamo anche appunto della possibilità per i minori di fare tatuaggi. Vieni. Ma poi chiediamo anche lei. Chiediamo anche questa possibilità, se il tuo figlio minorenne, 14 anni, 15 anni, ti chiedesse appunto il tatuaggio, consigli di aspettare? No. Non glielo farei fare. No. A 18 anni. Però tu l'hai fatto a 15. Sì. Ok. La figlia ribelle. Quando diventi genitore cambia la modalità. Ecco. Pentita, lo faresti uguale, stesse dimensioni? No, lo farei uguale. Preciso. Sì. Ok, quindi zero pentimenti. Assolutamente no. Da una parte il perché sì, da questa parte il perché no. Perché non sopporto il dolore. Ma poi passa. No, per quanto mi riguarda. E poi perché penso che nel momento in cui diventi di una certa età la pelle si ammorbidisce, si affloscia e quindi il tatuaggio diventa anche una cosa esteticamente brutta da vedere, per quanto mi riguarda. Il dolore è comunque la prima motivazione. Quello prima, il paura del lago. Assolutamente, sì, no, non lo farei mai. Neanche sotto tortura, neanche per amore, l'amore assoluto. No, assolutamente no. Una piccola iniziale, una stellina? No, ci sono tanti altri modi per esprimere la propria fantasia, per esprimere, come dire, quello che un po' uno ha dentro. Non serve tatuarsi per forza, si può scrivere poesie, si possono fare tante altre cose. Certo. Il corpo è, a mio avviso, da curare in un certo modo. Entri in banca, arriva l'impiegato con la camicia alzata e te lo trovi coperto di tatuaggi, collo, labbra, dietro. È una scelta personale. Ti spaventi? Come No. Pensi chi è questo qui? No. Può essere discriminante in pratica? No, credo di no, è una scelta personale. Poi se una persona piace dipingere il proprio corpo in quel modo è una sua scelta. Sul mio corpo non lo faccio. E sul corpo per esempio dei figli? Quando avranno 18 anni potranno 18. Scegliere, sì, finché già comunque 18 è presto, perché a 18 anni comunque hai un po' quella mentalità da
posso fare tutto, per cui sono in grado di fare questa cosa piuttosto che un'altra. Ti rendi conto nel tempo che magari non era quello che volevi in quel momento e l'hai fatto e ti rimane a vita. Certo, poi adesso puoi cancellarlo, però comunque sono sempre interventi. Mamma, per il mio 18° compleanno regalami il tatuaggio. Se è quello che desideri. Un pitone che parte dalla caviglia e arriva fino sulla schiena. Assolutamente no, se hai soldi te lo gestisci e non serve l'autorizzazione, se no no, non è il regalo che ti faccio a 18 anni. Grazie. Tatuaggi no, sono no. Proprio contro i tatuaggi. Perché sei contro i tatuaggi? Perché non mi piacciono esteticamente e poi funzionalmente non li vedo positivi, secondo il mio parere di stile di vita. Quindi non solo da un punto di vista medico, del rischio magari del lago, di questo non c'è nessun problema? Ma anche di quello, ma proprio te l'ho detto, esteticamente non mi dico niente, anzi. E poi sarà... anche mia moglie che ne vorrebbe fare uno ha detto, ecco. Io l'idea è negativa, te fai quello che vuoi, è sulla tua pelle, ma sappi che io sono contrario, basta. E non so se questo l'ha fatto? No, non l'ha fatto, no. Ma ha chiesto un parere e per il momento non l'ha fatto. Le stai tarpando le ali, penso. No, non il le suo sto desiderio. Io solo ho detto, no, tra l'altro glielo fa sua sorella, non è che perché fa di queste cose sua sorella. Pertanto non è. Non è la sorella niente. Di una tatuatrice che non è tatuata. Esatto. Mentre la cognata? Cognata qualcosina ha fatto, anche i miei nipoti, sì, li fanno. Nella sua famiglia li fanno. Sì, sì, sì. Ma può essere un oggetto, una cosa discriminante, uno tatuato, certo, magari con parecchi tatuaggi? Sì, secondo me sì. Se ne fai uno particolare, piccolo, lo apprezzo anche. Sono contrario sempre, ma lo apprezzo. Invece quelli tutti mega tatuati proprio non li capisco. Se poi si mettono dei piercing hanno fatto il top. Quindi domani. Se tu dovessi arrivare magari in qualche posto, magari un ristorante, eccetera, ti viene incontro il cameriere coperto di tatuaggi, di piercing? No, io non problema. Niente, no, mi fermo, li rispetto le loro scelte, però sono totalmente contrario. Okay. Dicono, cioè, si possono cancellare alla fine? Cioè, ci sono altri interventi con il laser? Sì, sì, questo ho sentito. Ma se uno fa quella scelta lì, poi non penso che li cancelli, non li cancella più. Non ci si deve pentire? No, uno può sempre cambiare idea, ma certo. Secondo me non ho mai visto persone che ho perso, o meglio, qualcheduno sì, ma ne aveva uno piccolo, ma questi mega tatuati non cambiano idea secondo me. Ne avete? Uno. Dove? Qua. Piccolo, si può vedere? Oh, bello, è un tribale. Sì. Perché l'hai fatto? Perché mi piaceva. Quindi, ma è una moda oppure ha un significato, una ricorrenza? No, ha significato per la famiglia. Cioè, su un simbolo della famiglia. La serie così ti ricorderai sempre da dove arrivi. Da quanti anni, quando l'hai fatto? Tre mesi fa. Quindi è una roba fresca fresca. Sì, sì. Hai compiuto 18 anni? No. E quindi cosa dici? Come si è sviluppata la cosa? Sei andato per i fatti tuoi, hai chiesto no, ai genitori? No, i genitori. Serviva la firma dei genitori. Serve la firma, sì, cioè sì. Finché sei minorenne. Sì. E loro tranquillamente? Sì. Non hanno detto, non hanno un posto di resistenza? Aspetta no. Un attimo, aspetta 18 anni. No, no. Anche loro hanno dei tatuaggi? No, mio papà sì. Sì, mio papà sì. Tua mamma no? No. Qualcuno dei due contrario? Nessuno? No, nessuno, sì. Te ne pentirai? No. Dici, lotterai per tutta la vita? Sì. Ok. La tua fidanzata ideale? Cioè? Deve essere perfettamente limpida senza nemmeno un tatuaggio o ti piacciono? No, mi piacciono i tatuaggi. Ok. Quindi, ragazzi all'ascolto, se volete diventare la sua fidanzata, almeno due o tre. Sì, va bene. Stiamo facendo inchiesta sui tatuaggi. Lei ne ha? Assolutamente no. Perché questo assolutamente? No, perché non mi piacciono. È qualche cosa che poi rimane, magari ci si può pentire. Quindi nemmeno un qualcosa, un simbolo che ricorda la famiglia, figli, no. Cugini, zii, parenti, un momento particolare? Non c'è bisogno di tatuarlo sulla pelle, basta portarlo con sé, nel cuore, nell'affetto, insomma, no?
Quindi mi stai dicendo che è contro anche coloro che si tatuano i nomi dei figli, per esempio? Ma no, non sono contro. Ognuno può scegliere di fare quello che vuole, insomma. Certo, ma lei... Io non lo faccio, no. No. Idem per quanto riguarda il resto della famiglia? Sì, tutti così. Nessuno tatuaggio. Nessuno tatuaggio. Ma ognuno è libero di farlo se vuole. Ma poi arriveranno loro che diventeranno Che magari grandi. Chiederanno, esatto, un giorno chiederanno. E cominceranno a 14-15 anni perché l'età è quella. Ecco, diciamo che fino a 18 gli diciamo di no, poi eventualmente sceglieranno dopo i 18. E se scoprisse a 16 anni che il figlio in vacanza si è tatuato? A quel punto non si può più tornare indietro e accetteremo e amen. Tragedia? No, non tragedia, no, assolutamente. C'è di peggio? Sì. No, non mi piacciono. Una bella farfallina alla Belen? Assolutamente no. Uno scorpione sulla spalla? Assolutamente no. Un cuoricino per ricordare qualcuno? Ma no, mi piacciono proprio perché mi pare che si rovini... E perché poi possono anche avere problemi. Non le nascondo che mio figlio ha il tatuaggio. Ah, eccolo dove volevo arrivare. Certo, sì. E quindi da mamma contro a figlio pro. Cos'è? È stato uno scontro in famiglia? C'è stato uno scontro di. No, scontro, guardi, non esageriamo. Però c'è questa. C'era questa. Non. Come dire, non condivisione. A che età? L'ha fatto mio figlio, poteva avere 18 anni quando si è fatto un bellissimo, è bello, devo dire la verità, è molto bello, però boh. Grande, piccolo? 35 anni ora mio figlio. No, dico il tatuaggio. Sì, il tatuaggio è sull'avambraccio. Ma grande? Sì, grandissimo no, però raffinato devo dire la verità, pur non condividendolo. Quindi quando raffinato. È tornato a casa con il tatuaggio... L'ha nascosto per ben per tanto tempo, poi l'abbiamo visto. E quando l'ha visto ha detto, oh mamma mia, cosa l'è? Sei fatto? No vabbè, niente, poi non abbiamo fatto più niente, ormai bisognava rispettare la volontà di questa... Ma le è piaciuto a tal punto che ha detto, però quasi quasi... Assolutamente no, guardi, non mi convince lei. Assolutamente. Poi io ho paura sempre di queste cose qua, devono essere fatti da specialisti. Basta. Secondo lei com'è il mondo dei tatuatori? Sono tutti... Io non condanno il mondo dei tatuatori perché ci sono veramente artisti che lo fanno in modo serio, che rispettano tutte le norme e che quindi è giusto... cioè portare un lavoro che loro hanno e se si fanno però si devono fare rispettando tutte le leggi e le normative, quindi arriverà o c'è già forse la fidanzata del figlio già col tatuaggio? Anche lei è tatuata? Sì. Non è per qualcuno può essere un fattore, dicono, discriminatorio? Assolutamente, guai sarebbe così. Discriminiamo già tanta gente in questo mondo sbalorto. Soprattutto se arrivano magari con qualcosa di pesante. Quelli sono un poco, no? Però è il primo impatto. Ma non bisogna mai fermarsi al primo impatto. Bisogna sempre andare in fondo. Le arriva la nuora coperta di teschi da testa. No, quelli, vabbè, l'accetterei però, guarda, rispetterei la volontà. Niente tatuaggi? È passato il tempo. Ma i tatuaggi mica li hanno inventati ieri, sa? È vero. Quando sarà più grande lei, mi sa che li farà. Dice? No. Passare sul mio corpo prima. Oh, vuol dire che la mamma non vuole... Niente tatuaggi? Assolutamente no. Beh, fino a che avrà 18 anni. No, anche dopo. Ah, perché tu credi di poter decidere, li farà di nascosto. Arrivederci. Guai. 4. In quali posti hai scelto? Un po' dappertutto. Quindi piedi, gambe, ovunque. Schiena. Ovunque 4, no. Ma sono grandicelli, piccoli? Piccoli. Come mai? Cosa hai scelto soprattutto? Cosa hai tatuato? Sono cose che hanno significato per me. Ah, quindi... Ricordi bellissimi. Ah. E quindi volevo tenerli impressi per l'eternità. Perché dici che se non fosse tatuato sul corpo non te li ricorderesti? Ma sì, però tutte le volte che li vedi ti dà quello spunto in più. Ah. Fidanzati? No, quello no, quelli li tolgo, quelli vanno via dopo, anche quelli invece non vanno più via. Ah, ok. Quindi non ti tatueresti mai nome di quello che diventerà il tuo compagno della vita per sempre? Assolutamente no, chi lo sa, magari dopo scappa, meglio cosa faccio? Ti rimani lì con la... Sempre. Pentita di averli fatti? No, mai. A che età li hai fatti? Allora, il primo a 17 anni e l'ultimo un paio di mesi fa. Bisogna avere il consenso dei genitori, 17 anni. Tu l'hai fatto di nascosto oppure? No, avevo il consenso.
E cosa, come hai fatto a convincere i tuoi? Facile? Tatuaggino, no, per niente. All'inizio erano stracontrari. Sì. Dopo ho detto faccio la brava, faccio i mestieri. E allora dopo sono riuscita un po'. Ah, hai dovuto lavorare di furbiri? Sì, ovvio. E dopo basta, niente, l'ho fatto e via. E loro hanno detto vabbè, l'hanno accettato? Sì, però hanno detto non più di uno, dopo sono andati avanti. Con l'età dopo ero maggiorenne, sono andata a farmene altri, via. Senza che loro lo sapessero? Ovvio. E quindi neanche adesso loro non sanno? No, vabbè, ve l'hanno già visti dopo, è d'estate, vedono tutto. Ogni tanto ti fanno le battutine della serie, senti, ma hai intenzione di farne altri, un'altra decina? No, no, quello no. Tu invece vorresti andare avanti? Ovvio, devo fare il quinto perché pari non van bene. Come questa storia del pari e del dispari? Che ne so, è una cosa che... Devono essere dispari, sennò portano sfiga. Ah, e quindi per forza bisogna mettere un altro? Sì. Hai già pensato a cosa? No, devo pensarci su bene. Fai fretta però, perché sennò poi ovvio. La sfiga insomma cavalca. Sì. Qualcosa di un, non so, un pitone, uno scorpione lungo tutta la schiena? No, no, per l'amor di Dio. Troppo. Troppo. Il tuo ragazzo che ideale deve avere, è indifferente oppure preferisci un ragazzo tatuato? No, uguale. Che sia tatuato, no, basta che sia bravo. No, non ce l'ho. La scelta di non farlo, arriveranno, ci hai mai pensato? Sì, ho pensato e ho scelto di non farli. Non è una cosa da me. No. Però ci sei andata vicina? No, forse un pensierino l'ho fatto, ma ho cambiato dopo idea. Perché su che cosa? Perché il pensierino in qualche momento particolare? Non so neanche dire, però ho capito che non mi piacciono i disegni sul mio corpo, che voglio tenerlo naturale e basta. Cosa ti sarebbe piaciuto? Una cosa che può piacere forse al momento, ma con tempo dopo... se non mi piace non riesci a toglierlo più, certo. Quindi è una scelta che devi fare con la coscienza. Certo. Cosa avresti voluto tatuarti? Quale disegno? Forse non disegno, ma una parola che mi ispira, però ho preferito disegnarlo e metterlo quando mi sveglio e lo vedo così. È una cosa personale o si può sapere che parola è? È una cosa personale, non ha, cioè nel senso non ha importanza per altre persone. Quindi è una cosa che sei tu che ispira a te stessa. Sì. Okay. No, è una cosa che ti tengo a me, che ha qualcosa con la persona che è vicino a me che non c'è più. Quindi okay. Mio nonno e basta. Bello. E quando loro arriveranno da grandi a chiederti il tatuaggio? Lo sicuramente dirò di pensare bene, non sono io... Ovviamente a decidere, perché ognuno per la sua vita dovrebbe prendere le responsabilità. Lo proverò a convincerlo di non farlo, ma alla fine se sarà molto convinto a una certa età è la sua vita. Ti presenterà la sua fidanzata coperta di tatuaggi qua, dietro, sulle gambe. Allora, se mi chiedi se mi piace, te lo dico di no, non mi piace tatuaggio di sé sul corpo. Ovvio, ho degli amici che ha, sì. E non posso criticarlo, ci sono dei disegni bellissimi, pazzeschi, però dire che mi piace vederli sul corpo di una quindi persona... Quindi neanche se ti arrivasse la fidanzata... Ci sono altri valori da ancora valutare, non vado a valutare persone solamente da una cosa tipo che ha disegni sul corpo, devo vedere un complesso insieme. Ha tatuaggi? Sì. Quanti? Uno. Solo? Uno dei 40 anni, sì. Ha fatto a che età? Sì, a 40 anni ho fatto il primo tatuaggio, sì. Come mai questo? Sì, perché era il sogno di una vita e prima i genitori contro, poi il marito contro, poi le figlie favorevoli e quindi fatto. Ah, ecco, sono state loro a dirti, mamma ti diamo il permesso, non è il contrario, sono i genitori che dicono... No, infatti loro non ce l'hanno, io sì. Ma qualcosa di particolare, un disegno sì. Che ricorda qualcosa o solo così? Sì, un lupo. Un lupo? Un lupo, sì. Dove? Di che dimensioni? È piccolo, sul braccio, una sorta di totem. Così. Questo è da sempre, sì, perché è sempre stato il mio... Se era tatuaggio doveva essere quello. Quindi sì. E assolutamente, credo a questo punto, non pentita di averlo fatto. Assolutamente no, anzi... Anzi, ce ne saranno anche altri probabilmente, spero non dopo i 60, speriamo prima. E anche per il secondo, terzo, quarto, quinto tatuaggio bisogna chiedere... Ci sarà un'occasione, non lo so, vedremo. Ma bisogna chiedere il permesso? No, assolutamente no. E se loro ti dicessero mamma, basta, non vogliamo una mamma tutta tatuata? No, mamma tutta tatuata no.
però magari, che ne so, insieme, quando cominceranno anche loro li faremo insieme. C'è la moda dei nomi? No, non mi piace. Di mettere i nomi del marito, no, del compagno, della figlia, no, dello zio? No, assolutamente no, non mi piace, no. Deve avere un significato particolare, ma il nome no. E poi, visto che loro hanno dato il permesso a te, presto arriveranno le figlie, sì, a chiedere il permesso alla mamma di poterlo fare. Sicuramente. E tu cosa risponderai? Sì, se avrà un senso, sì, tatuaggio così per moda, per... no. Mm. Se è un tatuaggio che ha un significato, sì, favorevolissima. Quindi non solo per abbellirsi, no, per il corpo? No, no, assolutamente no. Okay, no. Oh. E hai voglia di tatuaggi? No. Però adesso, adesso no. No, no, beh, lei è ancora piccola. Quanti anni hai? 11. Aspetti un attimino. Aspettiamo magari almeno io. Le faccio scrivere le lezioni che deve studiarsi. Ah, ecco. Quelle sì. Come fanno i ragazzi a scuola che arrivano con, esatto, il braccio. Che potrebbe essere utile. Quindi neanche neppure nessuna discriminazione contro quelli che magari i cantanti, i rapper che sono coperti, per esempio. No. Da... no, è una scelta personale, ognuno fa quel che vuole, la libertà è sacra, quindi sì, sì. Quindi sì, se sì, ti arrivasse a casa un fidanzato modello Fedez che ha tatuaggi dai piedi fino al collo? Va benissimo, okay, va benissimo, sì. Gli dici, facci vedere un po' cosa... Chiediamo l'indirizzo del tatuatore, se sono belli ci andiamo anche noi. Stiamo facendo un'inchiesta sui tatuaggi. Sì. Piacciono? Sugli altri. Sugli altri però sì. Sugli altri sì. Quando vede questi giocatori di basket, rocchettari, musicisti, sportivi, coperti di tatuaggi? Dipende dal tatuaggio. Se non è troppo grande. Ah, quindi non su tutto il corpo. Non su tutto il corpo. Lei lo farebbe? Io su di me no. Proprio zero, no. Anche un simbolo, una letterina, l'iniziale del nome dei figli? No, no, non mi piacciono. Su di me no, però sugli altri si sono fatti bene, sì. Sul marito, compagno, papà, eccetera, eccetera? Neanche, no, non sono una fan, no. Perciò le arrivasse, fosse arrivato in gioventù un ragazzo, un adone... Però coperto i tatuaggi l'avrebbe respinto. Diciamo di sì, sì. Non è il mio genere, ecco. Sì. E poi quando arriverà invece? Ne parleremo. Sai che tra i ragazzi ormai è esplosa, sì, questa moda del tatuaggio. Non so se sia una moda o no, però quasi tutti adesso portano i tatuaggi. Come risponderà? Se ha più di 18 anni dovrà scegliere da solo. Se ha meno di 18 anni non lo fa. Deve essere rispettata quella soglia? Sì. Quindi 14 anni nemmeno pensato. No. Sono un po' tradizionalista sui tatuaggi. Un bel simbolo della squadra del cuore, grande come tutta la schiena. Ecco, mi verrebbe un infarto. Parliamo di tatuaggi. Sì. Tu non no, ne hai? Non li amo neanche, perché sono... a parte che non so se sono indelebili quelli che fanno attualmente, una volta non si cancellavano più. Ma avere... ci sono tecniche, però vabbè. Vabbè, se posso cancellare, allora uno può dire metto un vestito o faccio un tatuaggio, però in genere io non metto oggetti addosso, non solo l'orologio con me, ecco. Tu lavori a scuola, ci sono magari già dei ragazzini che dimostrano magari la voglia, si fanno delle pitture, sì. No, non ho mai notato, no. A una certa età nessuno, credo. No, no, non penso, perché poi legarsi a un segno, a un simbolo in modo per lungo tempo, così, soprattutto per i giovani che crescono e maturano e cambiano anche modo di vedere le cose anche rapidamente, non penso neanche che sia una cosa che sia adatta a loro, insomma. Tu sei genitore? Sì, sì, sì. Genitore. Quanti anni la prole? A 23 anni, sì. E quindi maggiorenne? Sì, sì, ma quindi... non mi risulta che lei si sia mai tatuata. No, no, ecco, d'accordo. Se domani la dovessi vedere magari in costume con un tatuaggio... Perlomeno che sia discreto e di buon gusto. Okay. Niente tatuaggi? Non ce li ho i tatuaggi. Perché no? Ne ho solo uno in certi posti e basta. Ah, che non si può dire. Non si può dire. Ok. Ma oggi un po' la moda dei ragazzi, appunto, il tatuaggio. Tuo figlio ne ha, tua figlia, qualcuno? Ne ha 24. Solo? Solo 24, ne ha in tutto il corpo. Male, perché porta male il pari, bisogna fare i dispari. Arriverà, fra un po' ne avrà 35, 37. Cosa ne pensi di questa moda? Se è moda. A me non piacciono, poi...
ognuno deve essere libero di fare. Liberissimo. Hai lottato contro tuo figlio? Ho lottato, litigato, l'ho picchiato, l'ho frustato. Ma li ha fatti lo stesso. Ecco. Ne hai? No, nessuno. Perché? Non mi piacciono. Quindi. Non le faccio. Un bello stemma dell'Inter tatuato sulla vince la Champions di sicuro. C'è ancora un po' di anni però. Quindi no, non ti attraggono nemmeno. Attraggono, no. Mai avuto nessuna idea, magari un istinto, un pensierino quasi. Così, sì, visto che anche mio fratello l'aveva fatto, però dopo ci ho ripensato, ho detto di no. Cosa ha fatto lui? E lui pieno, sulle spalle, braccia, gambe, pieno. Ne avrà meno 8-9. E tu quando lo vedi dici, che miseria per quello. Così, no, proprio, no. Ci tengono. E proprio da giorno alla notte, proprio, sì. Due fratelli completamente diversi. Esatto, sì, siamo l'opposto. E quando vedi quelli appunto con tanti tatuaggi? Magari anche di più di 8-9, perché certi. Secondo me uno o due ci possono anche stare, ma più così, non mi, tutta la pelle così non mi piace, tutto il corpo, non mi dice niente. Conosci una ragazza fantastica, intelligente, simpatica, ha tutte le qualità che vuoi. Poi andate al mare insieme, si mette il costume. Che è pieno, no, se è pieno, vota, dipende. Potrebbe essere un trauma. Potrebbe essere, sì, perché vedendola l'ho aspettata. La serie di messi ti torniamo a casa. Sì, no, ma no, vabbè, non lo so, dipende dall'occasione, non so. Però non, cioè, mi ci vorrei un po' male, nel senso, mi stupirebbe. Però potrebbe essere un discriminante per la scelta di una fidanzata futura. Forse sì, forse sì. Perché magari tanti tatuaggi così, dici questa qua, che vita fa? Cioè, nel senso, non è molto normale sta cosa. Penseresti qualcosa che. Quindi, se vi volete fidanzare con Luciano, mi raccomando. Niente tatuaggi, niente piercing. È tutto anche per questa settimana per il nostro Sasso nello Stagno. Oggi da Dorga l'argomento era i tatuaggi sì o i tatuaggi no. Grazie a Vladimir Lazzarini per le riprese e il montaggio del Sasso nello Stagno. Ovviamente tra una settimana saremo ancora qui puntuali su Antenna 2 TV per un'altra inchiesta per le strade dei nostri paesi.